Vuoi praticare lo sport ma sei stanco, ma se ma dormi sulla seggiovia? Cosa? Soddisfatti o riempiti di botte? Ovviamente tutti questi articoli li trovate in descrizione per far vedere che sono veri e se qualcuno ha veramente il coraggio di comprarlo. Animale animale, benvenuti in questo nuovissimo video delle top 10 di Amazon. E niente, vi volevo solo dire questo. Buona visione. Bello a tutti ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo mio nuovo video. Sono tornate finalmente le top 10 ignoranti di Amazon. Parto col dire che la raccolta che ho deciso oggi di unire in questi 10 prodotti è strana. È strana come tutti i video che abbiamo fatto, però questo è particolare. Perché il video lo chiamerei: per quale motivo le persone dovrebbero comprare queste cose? Siccome io sono una persona strana, sinceramente un paio di queste probabilmente le comprerei. Ma vi giuro che sono abbastanza particolari. Come sempre Anima animale, se volete vedere un altro video di Amazon di queste top, oppure scrivetemi nei commenti voi se volete che faccio altre top riguardanti altri argomenti, fatelo pure e io direi di iniziare subito. Perfetto, il primo articolo è per gli uomini che si annoiano. Potrebbe anche essere per donne, ma non lo so sinceramente. Come potete vedere abbiamo il toilet football set. Quindi non solo si deve vedere il calcio allo stadio, non solo si deve vedere il calcio in televisione, non solo si deve ascoltare il calcio in radio, puoi giocare a calcio anche stando comodamente seduto al cesso. La Jiggle Beaver vende questa specie di mazza da golf che finisce che è una scarpetta da calcio con la pallina e il pratico tavolo con la porta per poter giocare a sedere. Perché ormai è, cioè, antiquato leggere quello che c'è scritto, le cose scritte sui detersivi. Perché a noi non ce n'è mai fregato un cazzo che c'era scritto che era il gusto di lavanda e veniva distribuito da Taiwan. No, però noi dovevamo leggerlo perché almeno era il momento sacro che ti veniva voglia. Cioè tu leggevi quella roba lì noiosa e ti veniva voglia di cagare. A me non verrebbe voglia di cacare se mi mettessi a giocare sul gabinetto. Però se lo volete sono 17 euro di Prime, vi arriva anche domani, così potete iniziare a cacare con un nuovo stile. Addirittura c'è scritto top selling Xmas, vendutissimo a Natale. Ormai adesso è Pasqua, quindi non compratelo. Compratelo per Natale perché saranno tutti contentissimi. Comunque questo era toilet football set per le persone che vogliono cagare in un altro stile. Vabbè, questo articolo per qualche fanatico potrebbe essere un'idea veramente geniale. Però io adesso sfido chi di voi comprerebbe questo articolo che vi sto per far vedere. La tazza divertente dinosauro in ceramica con manico a forma di stecosauro. Adesso io voglio capire, davvero? Innanzitutto fa cacare. Guardatela bene, non è neanche felice sto stecosauro. C'è pure un T-Rex dietro l'albero che incute paura. Chi vorrebbe fare colazione con la tazza a forma di stecosauro? Io penso che non la comprerebbe manco quelli che vanno a spennellare la terra per trovare i resti di queste cose qua. Ma poi sta tazza come la impugni? Così gli devi stringere la mano a sta tazza. Perché c'è sta roba in vendita su Amazon? Non ha senso. Ah, giustamente, se non ti piace quella col T-Rex in sottofondo, c'erano anche quelli con i pterodattili, con la foresta di Triceratopi, ovviamente, perché c'è il gusto della scelta, sai, nel caso non te ne piacesse una, sai. Probabilmente se in un'era strana e particolare mi dovesse mai venire la voglia di comprarlo, l'unico motivo sarebbe quella di darlo in testa a quello che l'ha creato, così costruisce qualcosa di più bello. Ma non fermiamoci a queste piccolezze, perché dopo questo articolo ce n'è ancora una valanga che sono ancora peggio. Perché la terza posizione ci sta Jumbo Roast Turkey Chicken Drumstick Leg by... Mi è mancata la voce. Comunque, un gonfiabile a forma di coscia di pollo. Perché ormai il normale materassino, a chi interessa più vederlo, non è più chic vedere che tutti stanno a sguazzare in acqua e tu sei invece bello figo sul gonfiabile in mezzo al mare. No, adesso tu devi far vedere anche che al mare e anche in piscina tu hai voglia di cibo. Ma poi come ci sali su sta cosa? Come ti aggrappi? Il problema è che è attualmente non disponibile. Cioè, o è andato a Ruba e l'hanno comprato tutti, oppure hanno visto che era una gran cacata, come penso io, quindi l'hanno ritirato da Amazon. Colore brown. Ma di che colore deve essere una coscia di pollo? E tra gli articoli correlati c'è ancora di peggio. Fai bene a essere disagio, cosa c'hai in testa? Keep calm and posso ripensarci. Ma se un giorno mai mi dovessi sposare, mi viene una così, la lancio giù dal balcone. Questo articolo è una vera merda. E i cosplay venuti male di Vegeta. Ma che faccia? Come quarto articolo penso che questo sia forse l'unico articolo che si salva, che probabilmente comprerei anch'io se non fosse per i 7,50 euro di spedizione, che costa più dell'articolo. Lo spray fetido. Raga, pensate a quanti scherzi potremmo fare con sta roba in casa degli altri. A parte che ci basta Stefano. A Sabri spruzzarlo ovunque.
o comunque per farli, cioè, secondo me è l'unica cosa veramente top questa cosa, l'ho voluta mettere perché secondo me anche se la prendete voi lo spruzzate sul banco del prof, cioè, no, non fatelo in realtà, sono cose che facevo io, però è figo. Comunque volevo prendere anche un secondo per dirvi che veramente ci sono delle persone che sono presentate con il costume da spermatozoo, quello che vi avevo detto, se venite alla fiera con il costume da spermatozoo vi faccio entrare nel backstage. È arrivata una ragazza, me l'ha proprio portato e me l'ha regalato, se non sbaglio è qua da qualche parte nella stanza, e quindi si è meritata il mio rispetto e l'ho fatta entrare. Beh, magari lo spray finito e evitate di portarlo in fiera che già c'è caldo e non si respira. Ora arriva la cosa più divertente che abbia mai visto su Amazon, ma penso che mi farebbe ridere in qualsiasi momento anche se la vedessi 100 volte di fila per strada, perché come quinto articolo abbiamo il prank pack neck second bang and prank, sembra una barzelle, una filastrocca. Comunque per 11,62 € più 30 euro di spedizione, non ho mai capito questa cosa che costa di più la spedizione, arriva dal Burkina Faso probabilmente, abbiamo il abbiamo il sacchetto per dormire in pubblico o dove voi vogliate. Fai un pisolino quando vuoi e dove vuoi. Guardate gli esempi a fianco. A un meeting, siete stanchi di sentire i vostri colleghi che dicono delle puttanate, vi fanno addormentare, mettetevi in testa qualcosa. C'è anche la ventola di ariazione, capito? Quindi tu puoi dormire in un sacchetto, non è che ti soffochi, no? C'è anche la ventola sopra la testa. Ti puoi addormentare al parco, ma nessun problema. L'omelia del prete a messa è troppo noiosa? Raga, mi giuro, sembra un cadavere. Vuoi praticare lo sport? Ma sei stanco, ma sì, ma dormi sulla seggiovia. C'è anche l'app, non l'avevo visto. Guardate al lato della scatola, c'è l'app. Puoi aumentare la velocità dell'avvento. C'è a scuola, vi mettete così, vi mettete col sacco in testa a dormire. C'è veramente pure scritto sulla scatola Winner Public Sleep Product. Cioè, cos'è? Per dormire in pubblico è il vincitore. Cioè, gliela darei anche io una medaglia che ha creato questa cosa. Ma come gli è venuto in mente di mettere un sacchetto in testa con una ventola? Tra l'altro, nei correlati rimane sempre il gatto felicissimo di avere il coso da unicorno. Come fare la cacca alla lavoro. L'arte di andare al toilette in azienda. Ma devi manco alzare la mano in azienda, vai e caghi. Quasi quasi non aggiunge al carrello, lo faccio. Ma andiamo avanti, perché voi ve lo ricordate il vecchio Far West dove la gente per risolvere i problemi si metteva uno di fronte all'altro, dove estrarre più velocemente la pistola prima dell'altro, ovviamente sparargli. Ma raga, ma chi ha più voglia di spararsi nel 2017? No, abbiamo trasformato la fondina per le pistole in fondina per portabottiglie di birra. Chi se ne frega di andare solo al bar a bere la birra? Chi se ne frega di poter prendere uno zaino così ci puoi mettere anche altra roba oltre che la birra? No, devi fare il figo e andare in giro con la fondina portabirra per 45,99 €. Ma è un furto. Ovviamente anche per donna, chi non ha voglia di far vedere che si alza in piedi e fa: sì, io sono un'alcolizzata. Ecco, infatti, ecco chi potrebbe comprarsi se non lui, uno con la faccia così. Ovviamente tutti questi articoli li trovate in descrizione per far vedere che sono veri e se qualcuno ha veramente il coraggio di comprarlo. Ma lì me ne tolgo. Una cosa me la sarei comprata anch'io, quindi un po' di strano c'è anche da parte mia. Ma non sono finite perché nella nuova posizione c'è il cappello Medusa blu adulto. Costa quanto la spedizione? Perché non vuoi far vedere a tutte le persone? Questa è la stessa cosa del gonfiabile del pollo, della coscia di pollo. Come si sente a disagio anche quello che ha fatto la foto, si sente a disagio, cioè è a disagio. Magari voleva fare il figo per andare in piscina, l'unica cosa che riceverà questo saranno due schiaffi probabilmente. Generalmente spedito entro 2-3 giorni. Io spero che non arrivi mai. Vuoi perdere la tua dignità in semplicemente 2 secondi? Compra cappello blu Medusa adulto. Soddisfatti o riempiti di botte? E adesso aspettavo questo momento, animale animale, perché arriva la seconda cosa che io comprerei. Mi piace, è truzza, ma me la comprerei. Perché come ottavo articolo ho scelto di inserire i paradenti LED luminosi multicolore. È una tamarrata assurda, perché probabilmente uno se lo potrebbe mettere a carnevale, ad Halloween, insomma a qualche festa a tema, in discoteca. Però devo dire che secondo me è una cosa davvero, cioè una cosa davvero carina, ci può stare nel senso questa. Sperando non sia indossata da qualcun altro prima, però è interessante. Poi se questo qua lo usi la sera che magari stai andando in bicicletta che non hai fanali, ti vedono da lontano, quindi è anche per la tua sicurezza. Semplicemente costa anche solo 4 euro, quindi scialla. Visto così sembra una macchina del male che ti vuole uccidere. E come penultimo prodotto del giorno animale animale, andiamo su una cosa tranquillissima che voglio leggere con voi, perché questa è una cosa importante, ok? Davanti a voi state vedendo un gioco per animali, un peluche. L'unica cosa che però noterete di strano, a parte il fatto che è di due colori osceni, è che costa 9.990 euro. Forma addosso morbido e confortevole, non dicono nient'altro, però costa 9.990 euro. Cosa fa questo peluche per animali? Appena
appena lo vede il vostro animale perde 5 anni di vita e torna giovane? Appena lo azzanna gli si curano i denti? Cosa di miraccoloso questa cosa qua? Se lo impugno in alto tutti i felini e i cani vi seguiranno? Non riuscivo più a far giocare il mio cane. Era depresso, sconvolto, agitato, confuso, smarrito, disorientato, turbato. Cosa gli è combinato? Cosa è successo a sto cane? Poi dopo giorni di studi e ricerche ho trovato questo. Un oggetto quasi mistico che trascende l'umana e canina comprensione. Un artefatto nascosto per millenni nei magazzini di Amazon. Grazie generic giocattoli per animale. Dovrebbero venderti a 10.000 euro, pagarti solo 9.990 euro. Mi sembra veramente una truffa. Allego la foto del mio cane per dimostrarti la veridicità di quanto detto. Cosa? Ma non ci... Siamo arrivati all'ultimo articolo animale. Spero che tutta questa carrellata di articoli strani vi sia piaciuta. Fatemi sapere anche nei commenti se qualcuno di voi acquisterebbe qualcosa di queste cose qua, perché io sono strano ma sono rimasto basito. Comunque andiamo all'ultimo, perché abbiamo Angie's Premi Agrumi, che può arrivarvi esattamente domani col Prime per 14,50 euro, perché questo l'ho preso per il classico. Sai che tutte le volte tutti prendono in giro i politici. Ecco, questa è Angela Merkel, questa qua, che l'hanno fatta diventare un Premi Agrumi. A chi è venuta la malsana idea di dover creare una cosa dove si possono spremere i limoni in testa a un politico? E la sua faccia è felicissima. Ma hanno fatto anche la papera con le sembianze di Angela Merkel. Ma perché? Comunque, se siete adirati e arrabbiati con i politici, comprate lo Spremi Agrumi con la faccia di un politico, e così sembra che gli dovete spremere qualcosa in testa. E con questo, con un po' anche di batticuore, mi sta venendo un infartino ad aver fatto tutto questo video qua. Io animale, spero davvero che questo video di Amazon vi sia piaciuto. Ovviamente a 40.000 mi piace ne faremo un altro. Mi potete consigliare appunto nei commenti dell'altra roba se acquisterete questi generi di articoli. Li trovate tutti in descrizione. Grazie a tutti per essere arrivati in fondo. Siete sempre i migliori. Vi potete iscrivere al centro e guardare altri video bellissimi dei lati. Ci si becca ad un prossimo video. Stay angry, stay animals.